con l'avvento della bella stagione correre diventa sempre più piacevole, lasciate perdere che in questo periodo non riesco a farlo in maniera costante, ma ascoltare la musica come ci insegna il nostro Pro The Minion potrebbe essere pericoloso, lui cade molto spesso, se non utilizzate delle cuffie a conduzione ossea che sono quelle che vi consentono di fatto di riuscire a sentire rumori all'esterno pur correndo e concentrandovi su voi stessi e sulla musica preferita. Qualche settimana fa ho avuto la possibilità di testare questi auricolari a conduzione ossea marca iLoop che mi hanno davvero sorpreso, ma per capirlo come al solito partiamo dalle specifiche e prima ancora dal profilo dell'azienda. iLoop, un'azienda cinese presente in oltre 100 mercati che si caratterizza per avere prodotti dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, e questo BC01 dell'azienda stessa è davvero superlativo. Il prodotto mi è arrivato molto rapidamente in un imballaggio bianco davvero premium, al cui interno troveremo soltanto, a parte le cuffie stesse, un caricatore che si collega al prodotto stesso, oltre a un piccolo manuale illustrativo che è presente nella confezione ed è in lingua inglese e cinese. All'interno della confezione c'erano poi dei banalissimi tappi, veramente low tech per le orecchie, che di fatto consentono a tutti coloro i quali volessero ascoltare la musica senza avere distrazioni, ovviamente lo consiglio soltanto se siete all'interno di una casa, in modo tale che possiate ovviamente avere una sorta di noise cancellation, ossia cancellazione attiva del suono. All'interno della confezione è presente anche una piccola scheda in inglese e in cinese che spiega da un lato come fare il pairing del Bluetooth e come collegarlo al telefono, molto molto semplice, e al tempo stesso anche come accendere il dispositivo stesso, cosa che avviene schiacciando semplicemente per 2 secondi il volume, pulsante del volume che si può sicuramente utilizzare durante l'allenamento. Chiaramente il volume può essere alzato o abbassato a distanza utilizzando il telefono o, perché no, anche il vostro Garmin preferito. Secondo l'azienda cinese ci sono 6 aspetti che rendono questo prodotto unico, vediamoli uno ad uno, ma prima di tutto vediamo che cos'è la tecnologia a conduzione ossea, che è tanto decantata soprattutto da chi vuole fare sport. La magia di questi prodotti è molto semplice, perché la tecnologia consente in effetti di trasferire il suono senza passare per il padiglione auricolare, passando una vibrazione che di fatto consente di sentire sia il suono del dispositivo sia soprattutto i rumori di fondo. I vantaggi sono fondamentalmente 3: in primo luogo che l'orecchia è sicuramente libera, in secondo luogo che il prodotto consente di essere sicuri in tutte le condizioni, in terzo luogo è sicuramente più igienico perché in questo caso non viene fatto passare l'auricolare all'interno del padiglione, e penso che di conseguenza questa cosa sia davvero apprezzata da tutti coloro i quali amino l'utilizzo della musica mentre fanno sport. Il prodotto ha delle specifiche molto interessanti, a partire dal peso, che è solamente di 28 grammi, si ricarica in un'ora con un cavetto proprietario che comunque funziona davvero molto bene, ha 10 ore di utilizzo e soprattutto una batteria di 165 mAh. Racconterò nei prossimi minuti 6 vantaggi di questo prodotto, che credo siano il miglior comfort, la durata infinita della batteria, soprattutto la doppia connessione, la qualità del suono che comunque dipende dalla tecnologia, lo standard IP67 di questo prodotto ed infine il fatto che utilizzi l'ultima tecnologia Bluetooth che vi consente di utilizzarlo a distanza di almeno 10 metri. A livello di funzionamento l'ho trovato davvero molto utile, perché si collega molto semplicemente all'orecchia e riusciamo comunque a sentire tutti i suoni e i rumori di fondo, in modo tale che per chi dovesse correre non avrà sicuramente nessun problema. Questo prodotto resta incollato, ma proprio incollato, alle orecchie. Al tempo stesso utilizza un cavo di titanio che non si deforma, in maniera molto semplice, e in realtà è molto leggero, e durante la corsa, e l'ho utilizzato anche in ciclette ma anche uscendo in bici, ho amato il fatto che andando in bici si sentono in maniera perfetta le auto che si approcciano alla bici stessa. Ho apprezzato anche il fatto, visto che la mia pelle è molto delicata nonostante io sia un cinquantenne, il silicone a contatto con la pelle consente comunque di non irritarla, e al tempo stesso non avrete nessun problema perché la pressione che avrete sulle orecchie non è così importante come invece avevo notato con altri prodotti similari. Per quanto riguarda la sicurezza, credo che sia davvero invincibile, perché vi consente di sentire tutti i rumori di sottofondo nonostante il suono della musica che state ascoltando è assolutamente perfetto. A livello di durata della batteria, la mia esperienza è che
questa batteria dura sicuramente 8 ore, ma forse anche di più, e che la ricarica comunque avviene abbastanza rapidamente, un giorno non ho notato che il prodotto fosse scaricato e, utilizzando il caricatore, soltanto con 10 minuti di ricarica si può utilizzare in effetti per 2 ore, cosa che ovviamente è molto vantaggioso per coloro i quali dovessero fare un allenamento. Sono quindi riuscito ad ascoltare la musica in ciclette, che è davvero un'attività palosissima, alternativamente non sarei riuscito a fare. Un altro aspetto davvero molto interessante, secondo me questo è un must have per ogni tecnologia, è che questo strumento si collega direttamente a 2 device contemporaneamente, in modo tale che possiate passare da un device all'altro senza dover necessariamente disconnetterlo dal primo device. La funzione però non è attivata di default, basta però schiacciare un pulsante per 3 secondi e questa cosa vi consentirà di sentire un beep e al tempo stesso quindi di poter passare dal Garmin che state utilizzando, per esempio quando andate a correre, piuttosto che al vostro telefono che invece utilizzate per lavoro o, perché no, per ascoltare ulteriore musica. Però chiaramente il prodotto deve essere anche giudicato a livello di suono e secondo me la completezza del suono di questo strumento è eccezionale. Chiaramente non stiamo parlando di un prodotto che con le cuffie a padiglione possa essere confrontabile. Sappiate però, per chi non avesse mai utilizzato le cuffie a conduzione ossea, questa tipologia di tecnologia, che il suono assolutamente si sente in maniera incredibile attraverso i padiglioni delle orecchie, e questa cosa vi consentirà di ridurre la dispersione del suono stesso. Se schiacciate poi i padiglioni auricolari potreste sentirlo ancora meglio. Chiaramente l'ho apprezzato davvero parecchio perché mi consente al tempo stesso di poter essere distratto da coloro i quali avessero bisogno di me e soprattutto di avvertire il pericolo nel caso in cui questo pericolo si verificasse. Un altro aspetto davvero molto interessante che ho amato di questo prodotto è legato al fatto che comunque viene utilizzato durante lo sport, di conseguenza si suda e potrebbe anche essere utilizzato correndo sotto la pioggia, e in effetti la tecnologia utilizzata qui è IP67, che quindi è dust proof e waterproof, ossia lo standard che utilizza consente di immergere questo prodotto fino a 1 metro per 30 minuti, però ovviamente non vi consiglio di correre con la pioggia. Sappiate però che funziona davvero benissimo e l'ho provato in condizioni estreme sotto casa mia con la ciclette, dove assolutamente ho sudato molto di più rispetto a quello che invece avrei fatto correndo. Per far sì che il prodotto venga mantenuto in maniera corretta per tutto il tempo, cerco di pulirlo a fine esercizio mettendolo sotto un rubinetto, ovviamente facendo attenzione al microfono che potrebbe avere dei problemi, ma il prodotto stesso finora è assolutamente integro nonostante l'abbia utilizzato costantemente anche doppiando in ciclette quasi tutti i giorni. Inoltre, uno degli aspetti che ho amato particolarmente è il fatto che utilizza la tecnologia Bluetooth 5.2, che è l'ultima presente sul mercato e che mi ha permesso in effetti di lasciare il telefono in casa mia e utilizzarlo in cantina. Non ho avuto nessun problema di collegamento e in effetti ho utilizzato il prodotto stesso anche a distanza di oltre 20 metri, anche se dal punto di vista tech sembra che possa essere utilizzato almeno fino a 10 metri. In conclusione, per chi non fosse fortunato come me il Minion che può testare tutte le tecnologie, direi che questo prodotto si posiziona sicuramente a metà strada rispetto a una tecnologia come quella tradizionale che consente una perfetta riduzione del rumore, una tecnologia come Jabra Vista piuttosto che anche Bose Sport, la quale danno sicuramente dei vantaggi a livello di ascolto, ma al tempo stesso non vi consentono perfettamente di essere al sicuro mentre correte in strada. Ovviamente non vi consiglio di utilizzare gli AirPods, che sono sicuramente migliori per parlare in una conference call, ma questo strumento Bone Conductor di Hailu vi consente davvero di avere a disposizione in un solo oggetto tutte le altre tecnologie e sicuramente di correre in maniera sicura, che credo sia l'obiettivo di tutti noi podisti amatori. Tra l'altro sarebbe davvero geniale se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di scarpe, tecnologie e di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Sappiate che questo prodotto è davvero fantastico e lo consiglio a tutti i podisti amatori che volessero una sicurezza utilizzando la musica durante la corsa. Credo che abbia davvero il miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato. Io nel frattempo vado a bermi un coffee, voi stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Il link per l'acquisto ve li metto qua sotto. Ciao, alla prossima!